Questa è una bella gioia oggi, davvero, e in questo, no, in questo momento, diciamo, in cui appunto sappiamo c'è tanta difficoltà, un momento così buio, diciamo, per tutti noi e per la scuola anche in particolare, avere questi momenti di gioia e di festa rappresentano davvero una, diciamo, un messaggio di speranza, no, possiamo dire, e una luce appunto che sinceramente ci ridanno anche tanta carica. E io sono molto contenta naturalmente di questo risultato che i ragazzi hanno raggiunto, perché è un risultato che, diciamo, premia insomma il loro impegno, la loro costanza e anche la loro professionalità, perché vuol dire che se sono arrivati a questo livello hanno fatto anche davvero un bel lavoro. E sono orgogliosa, orgogliosa di loro, così come sono orgogliosa dei loro docenti, no? Che hanno saputo in qualche modo motivarli e poi dare loro anche quella capacità di autonomia nel portare avanti questo lavoro, in un momento che, come sappiamo, dal mese di marzo, insomma, visto questi ragazzi, diciamo, no, in lockdown e quindi in una situazione in cui appunto non era possibile poi, ecco, anche, cioè, no, era più difficile insomma, no, seguirli, quindi vuol dire che hanno saputo sviluppare anche delle competenze, diciamo così, importanti per raggiungere sempre questo risultato. Oltretutto, ecco, i docenti hanno avuto anche un grande merito di saperli sensibilizzare su un tema, quello dell'accessibilità, che è un tema importante e sul quale forse un po' tutti, no, dovremmo maggiormente essere sensibili. Quindi io voglio ringraziare innanzitutto i ragazzi, è chiaro, e voglio ringraziare i docenti, naturalmente il professor Bondi, che è stato quello che ha dato il là a questa cosa, e poi i suoi collaboratori, i suoi validi collaboratori, la professoressa Pensalfini, il professor Paolucci e naturalmente l'assistente tecnico anche Nadia Mazzarella, perché lei è sempre, diciamo, con i ragazzi ha sempre questo rapporto estremamente così anche affettivo e ci sta tanto bene e lavora e li segue moltissimo. Voglio ringraziare il Comune, perché naturalmente il Comune di Pesaro, nelle figure dell'architetto Amadio e dell'assessore Belloni, hanno individuato questi spazi importanti della città. E poi appunto anche vorrei ringraziare i rappresentanti delle diverse associazioni dei disabili, perché durante il percorso hanno saputo dare ai ragazzi anche, diciamo, quei suggerimenti, no? E quelle indicazioni da parte proprio di chi poi è fruitore di questi spazi, e quindi è molto importante. Adesso rimane soltanto realizzare il progetto, e quindi un messaggio al Comune di Pesaro, al Sindaco Ricci, che si può procedere, si può andare avanti.